In questo video vecchio ma molto valido, vediamo un esperimento semplice: una pallina che viene agganciata in cima a quest'asta e poi cade verticalmente alla base dell'asta. E lo vediamo prima nel caso del carrello fermo, poi lo vedremo nel caso del carrello in moto a velocità costante, carrello che corre lungo una guida, un binario senza attrito. Quindi vedremo all'opera il principio di relatività di Galileo. In due sistemi di riferimento, inerziali entrambi. Quello del carrello fermo, quindi quello del laboratorio dove si trova questo fisico, e l'altro sistema di riferimento è il carrello in moto a velocità costante. Sarebbe come dire i sistemi di riferimento della stazione e del treno. Cominciamo con il carrello fermo, adesso il fisico sblocca la pallina e vediamo che la pallina ovviamente cade in verticale. Ora vediamo lo stesso esperimento però con il carrello in movimento. Quindi arriva il carrello e la pallina cade. Lo rivediamo perché il tutto si svolge molto rapidamente. Quindi arriva il carrello e la pallina cade. Per vedere meglio quello che succede, questo fisico pone una cinepresa, una telecamera in questo punto fisso, della guida. Quindi la telecamera rappresenta il punto di vista dell'osservatore fermo rispetto al laboratorio. Noi diremmo dell'osservatore fermo alla stazione. Vediamo quello che succede, arriva il carrello, cade la pallina in verticale. Qui rifà vedere di nuovo quello che ha visto la telecamera, arriva la pallina, cade in verticale e fa una parabola. Questa è la traiettoria descritta dalla pallina, quindi non è caduta veramente in verticale dal punto di vista dell'osservatore del laboratorio, diciamo della stazione. In realtà ha fatto una parabola. Perché questo? Perché aveva già una velocità di partenza orizzontale, la velocità con cui veniva trascinata dal carrello, diciamo per esempio 1 m/s, quindi questa pallina non è partita da ferma, è partita con 1 m/s di velocità orizzontale. L'errore dei filosofi tolemaico-aristotelici era quello di non considerare questa velocità orizzontale di partenza, di pensare invece che la pallina partiva da ferma e quindi che la pallina venisse giù verticalmente e perciò che cadesse indietro rispetto all'asta. Invece no, la pallina cade lo stesso ai piedi dell'asta perché descrive questo arco di parabola. Adesso lo sperimentatore cambia il punto di vista, fissa la telecamera al carrello. Quindi adesso la telecamera riprenderà ciò che vede un osservatore che viaggia insieme al carrello, quindi ciò che vede quello che noi diremmo l'osservatore sul treno. Come vedete, la telecamera è solidale, quindi è fissata al carrello, è solidale con il carrello. Lo sperimentatore fa partire il carrello e si ferma qui davanti alla parete perché vuole fornirci un punto di riferimento, cioè la sua immagine, la sua figura, in modo che, guardando poi quello che riprenderà la telecamera, noi capiamo che il carrello in realtà si sta muovendo perché sfila davanti al fisico. Vediamo quello che si vede: il carrello sfila davanti alla persona, la pallina cade in verticale. Questo è il principio di relatività di Galileo. Infatti lo stesso esperimento, la pallina che cade, realizzato in un sistema di riferimento che viaggia a velocità costante, fornisce esattamente lo stesso risultato, quindi la caduta verticale, che forniva quando era realizzato nel carrello fermo. Quindi la fisica in un sistema di riferimento fermo, cioè quello del laboratorio, è uguale alla fisica nei sistemi di riferimento in moto. In moto purché a velocità costante in linea retta, cioè in moto rettilineo uniforme. Ora lo sperimentatore ripete lo stesso esperimento con il carrello in moto, ma si è tolto dalla parete per non fornirci un punto di riferimento esterno. Vediamo quello che succede, e succede che la pallina cade ai piedi dell'asta. Però adesso, non avendo punti di riferimento sulla parete, noi non possiamo neanche dire se effettivamente il carrello si sta spostando, oppure se addirittura questo esperimento è fatto con il carrello fermo, cioè i due casi sono indistinguibili. Carrello fermo e carrello in moto rettilineo uniforme danno esattamente lo stesso risultato, l'esperimento, e quindi sono indistinguibili. Non è possibile capire se il carrello sta fermo oppure si muove. Di nuovo è il principio di relatività di Galileo.